ci sono i collezionisti, gli aspiranti DJ, lo sceneggiatore, il produttore di vino, cuochi provetti e schiere di musicisti. Eh sì, perché tra i partiti e le istituzioni ci sono tantissime personalità che nella vita coltivano interessi sorprendenti. Insomma, c'è vita oltre la politica. Giorgia Meloni nasce a Roma il 15 gennaio del 1977. Da sempre appassionata di politica, nel 1992, ad appena 15 anni, aderisce al Fronte della Gioventù. Nel 1998 diventa consigliere della provincia di Roma. Nel 2004 viene eletta presidente di Azione Giovani, diventando la prima presidente donna di un'organizzazione giovanile di destra. Nel 2006 diventa giornalista professionista e viene eletta alla Camera, dove assume la carica di vicepresidente. Nel 2008 viene nominata ministro della gioventù nel quarto governo Berlusconi. Nel 2012 fonda Fratelli d'Italia, di cui ancora oggi è leader indiscussa. Il 29 settembre 2020 viene eletta presidente del Partito dei Conservatori e Riformisti Europei. Ma oltre alla biografia ufficiale, c'è ancora tanto da scoprire su Giorgia Meloni. Ecco le sue onorevoli confessioni. Presidente Meloni, nel suo partito esercita una leadership carismatica o una leadership autoritaria? Io non credo di essere una persona autoritaria. Non pretendo mai dagli altri più di quanto io non sia, disposta a dimostrare e a dare. Quindi in assoluto la persona con la quale sono più rigida nella mia vita si chiama Giorgia Meloni. In questa scatola che è qua davanti a lei abbiamo degli oggetti significativi per la sua vita, che sono dei suoi ricordi. Vogliamo vedere insieme? Vediamo, me ne estrae uno? Intanto. Non abbiate paura, non accadrà niente di drammatico. Allora, candela. La candela. Perché la candela? Beh, la candela perché ormai è diventata famosa questa storia che ho dato fuoco a casa quando ero bambina. La fiamma era già nella sua vita. La fiamma era, c'entrava qualcosa, sì. No, allora, in realtà fu un incidente, ovviamente. Tra l'altro abitavamo dall'altra parte di Roma, Roma Nord, vedi dei casi strani della vita? Perché lei è identificata molto con la Garbatella, invece. Beh, io sono poi cresciuta alla Garbatella grazie a questa candela, nel senso che io vivevo a Roma Nord. Io e mia sorella, durante la notte avevamo organizzato una festa nella nostra camera da letto. E troviamo una candela e un fiammifero. Accendiamo questa candela tipo alle 4 del pomeriggio, attendendo la notte per poter fare questa nostra festa nella nostra camera da letto, e ce ne andiamo a guardare i cartoni animati in un'altra stanza. E non so che cosa accadde. Posso dire che a un certo punto mia madre sentì, praticamente veniva giù la serranda, no? Perché ricorda quando c'era... Come no? E quindi si bruciò e venne giù la tapparella praticamente. Io ricordo questa scena di mia madre che apre la porta della nostra camera da letto e c'erano le fiamme già fino al soffitto. Si arrabbiò sua mamma? Guardi, ricordo che disse una cosa tipo: non vi dico niente perché altrimenti vi devo uccidere. Beh, andò a fuoco tutta la casa. Tutta la casa? Tutta la casa, per ora che arrivassero i pompieri. E noi da lì, poi mia madre era già sola, quindi insomma già una situazione non facilissima. E da lì poi andammo appunto ad abitare alla Garbatella vicino ai miei nonni che già abitavano lì. E quindi proprio io ci volevo andare alla Garbatella. Vabbè, io ho avuto un rapporto molto forte con i miei nonni materni. Soprattutto mio nonno chiaramente faceva proprio da... sopperiva, no, alla carenza di una figura paterna nella famiglia. Però mio nonno è morto già, insomma, nel 97, quindi parecchi anni fa, ero abbastanza giovane. Invece mia nonna ha continuato comunque a rappresentare per noi fino adesso, fino allo scorso anno, questo assoluto totale punto di riferimento. Era
sono orgogliosa di lei, della sua carriera. Poi, poi guardi, mia nonna era di una faziosità imbarazzante. Cioè mia nonna proprio lei apriva tutti i giorni, Giorgia, Arianna, perché poi lei è legatissima anche a mia sorella. Una volta andò Paolo Del Debbio a fare un'intervista a mia nonna e mia nonna tentava di parlare di mia sorella Arianna. Dico, guardi che io ho anche un'altra nipote che però è bravissima anche lei. Quarant'anni fa Carbatella era considerata un po' una borgata, adesso è considerato già un quartiere chic, vicino al quasi centro, ormai. Di Roma. All'epoca era un quartiere semplice, umile. Io ricordo su questo, una volta in vacanza con mia sorella, c'era una cartina di Roma con tutti i quartieri scritti sopra, no? E qualcuno ci chiese, ma voi di dove siete? Di Roma? Perché eravamo persone, insomma, non di Roma. E io, beh, noi siamo dell'Eur, col ditino sull'Euro. E mia sorella, oh, scusami Arianna, noi siamo di Garbatella. Ah, quindi con orgoglio! E oggi com'è il rapporto con Arianna? Stupendo. Sorella è il role model della mia vita, è una icona per me. Io non c'è niente della mia vita che mia sorella non sappia, che io non veda con lei, che io non discuta con lei. Io che passo la vita al telefono per lavoro e quindi detesto le telefonate, tant'è che non ho neanche la suoneria sul telefono, mia sorella è l'unica persona alla quale io telefono per chiacchierare nella mia vita. Io non, per me quando mi chiamano, ma anche le amiche, loro sì, certo. Lo sanno, ma perché è proprio un'idiosincrasia per il telefono. Invece mia sorella, io la mattina... È la prima telefonata che fa. Sì, sì. Anche con sua mamma Anna, però, è sì, legata. Sì, anche con mia mamma. Però mia mamma è più, diciamo, serale. Fa più ritorno a casa. Alla fine fa il punto della situazione con la mamma. Faccio il punto della situazione con la mamma. Mia madre, siccome è una persona molto ansiosa, e sai, tu non le puoi dire tutto. Cioè, mentre io con mia sorella mi sfogo, se la giornata storta la chiamo e con lei, no, in ansia. Mia madre un po' devo tarare quello che dico, perché lei se vede che io sono troppo giù, che le cose non mi sono andate bene, lei proprio le somatizza, cioè diventa un problema suo. Per cui la devo proteggere rispetto, diciamo, a una vita abbastanza complessa. Invece mia sorella no, mia sorella lei proprio tutto di più. E lei sta lì molto paziente, perché Arianna è così. Ci raccontiamo tutto quello che è successo, le cose belle, le cose brutte, ci facciamo una chiacchierata quando sta tranquilla, che magari sta in macchina che torna a casa, parliamo, le figlie, i bambini, insomma come... Di politica parlate ancora? Sì, 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 parliamo tanto, ovviamente. Qui era una festa di carnevale, eravamo piccolissime, questa è Giorgia piccola, guardi quanto era carina. Guarda che bella bambina, qui secondo me è identica alla figlia e queste sono le foto dove eravamo bambine alle quali siamo più affezionate io e lei. L'espressione? Perché siamo veramente orride, quindi fa talmente ridere questa foto che noi... Poi guardi le due, esatto, le due espressioni di mia sorella. Sua sorella cosa fa? Mia sorella lavora al gruppo regionale di Fratelli d'Italia, ma insomma, lavora alla Regione Lazio da tantissimi anni. Mamma di due bambine, insomma. Tutte anche donne, lei, però, anche lei, eh? Ha lei fatto è una lunga militanza politica. Tutte donne, sì, sì, noi tutte donne. Abbiamo fatto solo donne, solo femmine. Mia madre, quando io dissi che aspettavo una femmina, ci rimase malissimo. Perché lei voleva tanto un maschio. Lei ha fatto due femmine, mia sorella due femmine, io una femmina. Una femmina. Sì. Avremmo tutti voluto tanto un maschio, invece maschi noi non li facciamo. Presidente, ci fa vedere un altro oggetto che ci ha portato? Sì, volentieri. Allora, qui abbiamo un 33 giri di Lucio Battisti. Dice perché? Perché? Allora, perché io, vabbè, anche insomma, questa cosa è stata anche oggetto di tanta ilarità nella mia storia politica, perché quando ero giovane lavoravo per arrotondare, per aiutare in famiglia, e tra i tanti lavori che ho fatto c'è stato anche quello di lavorare in un banco di dischi a Porta Portese. Ho fatto la cameriera, ho fatto... la babysitter. Battisti è stato forse il mio cantautore preferito di tutti i tempi. L'ho cantato, l'ho provato a suonare con la chitarra.
Può darsi che io non sappia cosa dico, scegliendo te una donna per amico. Suona anche la chitarra, no, Giorgia Meloni. Ho tentato, ma non sono mai stata particolarmente brava. Io sono una grande appassionata di musica, il sogno della mia vita era fare la cantante. Come il sogno della sua vita, sì, era fare la cantante? Sì. Mi sta quello, dicendo, diciamo, questa cosa chiuso così. Nel cassetto era fare la cantante. Ma fino a qua, cioè da piccola piccola, no, anche fino dopo. Adesso. Fino adesso. Ancora adesso. Quando si canta, hai un sogno nel cassetto, io avrei voluto fare la cantante. Però insomma, dai, non ho mai pensato di poterci lavorare. Vivere. Ladies and gentlemen, thank you for inviting me. This is a great honor for me to stand on this stage today. Mi sarebbe piaciuto lavorare con le lingue, questo sì. Io sono una grande appassionata di lingue straniere, lo studio delle lingue straniere. E infatti sono per lo più un'autodidatta. Cioè io, se un film l'ho già visto, lo riguardo in lingua originale. Qual è il suo film preferito oggi? Di tutti i tempi? Sì, oggi. Braveheart. Braveheart. Un grandissimo Mel Gibson. Mia sorella l'inglese l'ha imparato praticamente da sola. Si è messa proprio a studiare l'inglese traducendo le canzoni di Michael Jackson. E lei si traduceva tutte queste canzoni, aveva i suoi quadernini, scriveva tutto. Era già pignola, è molto stata precisa. Precisissima. Ma l'avete mai visto poi dal vivo? Siete riusciti ad andare, che ne so, a un suo, sì, concerto? Sì, 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 sì. Siamo andati a un concerto di Michael Jackson, credo nel 92. Siamo andate, siamo arrivate lì prestissimo, all'alba, ci siamo messe davanti a questi cancelli, tutta la giornata, poi finalmente hanno aperto questi cancelli e ci sono montati tutti sopra. Giorgia si è sentita anche poco bene, quindi l'hanno portata dietro palco, quindi mi sono persa mia sorella, poi vabbè ci siamo ritrovate grazie alla sicurezza, l'abbiamo visto dagli spalti in maniera molto... Quindi sera. Meglio che vabbè. Si sia sentita, sì, male, alla fine è stata una benedizione. Siamo state comodissime. It's my life. A scuola era bravissima, un esame di maturità, una delle volte che mi sono emozionata moltissimo perché mia sorella fece un esame di maturità che era veramente orgogliosa, io mi ricordo ero là. E ancora si emoziona oggi? Eppure, che poi fu un esame duro perché chiaramente aveva occupato la scuola fino a tutti e cinque gli anni, aveva fatto politica, cioè non era... la bambina, la ragazza tranquilla, quindi insomma anche all'esame furono tosti i professori. Lei a scuola come andava? No, io sono sempre stata la prima della classe, ecco, per carità. È una secchiona un po', sì. Giorgia Meloni. No, secchiona no, nel senso non sono una che passava le giornate a studiare. Io ero la classica che studiava tutta la notte prima. No, cioè la notte prima facevo la notte in bianco, studiavo tutto, andavo lì, ripetevo, però dovevo prendere un voto alto. Io sul voto basso me la prendevo, sì. Però c'aveva l'ansia, no? Che però ero una che passava i compiti. Io sono generosa. Sempre stata una che passava i compiti, cioè non ero la secchiona, diciamo, tra l'altro ero rappresentante di classe, rappresentante di istituto, rappresentante degli studenti in giunta esecutiva, cioè facevo praticamente l'avvocato delle cause perse. Però sui voti io sono sempre stata una persona molto pretenziosa con se stessa. Beh, tesoro, grande mio classico. Tesoro. Io sono stata anche raffigurata in queste cose simpatiche che mi dicono dalla mattina alla sera come se fossi Gollum. Casa! Ah! Però lei è autoironica. No, ma figuriamoci, io se non fossi autoironica sarei morta, nel senso che... No. Però no, non per il... Io vengo raffigurata come Gollum per il lato fisico, però Gollum nel Signore degli Anelli è esattamente quello che io non voglio diventare. Perché il problema di Gollum è che Gollum aveva indossato l'anello del potere, l'aveva tenuto con sé talmente tanto tempo da essere corrotto dal potere, per questo era diventato così. Gollum era prima, insomma, una figura, diciamo, normalissima, che si era tramutata così per colpa dell'anello del potere, tant'è che appunto sta sulla catenina e Frodo lo porta sulla catenina perché l'anello del potere non va indossato. È una metafora di come il potere ti mangi, ti corroda, ti faccia diventare qualcosa di diverso da quello che sei. Ed è una metafora straordinaria, secondo me, nel Signore degli Anelli di Tolkien, di metafore di questo tipo ce ne sono a centinaia. È un libro incredibile, il più grande libro che abbia letto nella mia vita e secondo me un romanzo fortemente formativo, non è un libro fantasy. C'è un altro oggetto? Eccolo qua. Paolo Borsellino. Paolo Borsellino è la ragione del mio impegno politico. Perché io ricordo benissimo il giorno in cui ho
visto queste immagini di Via D'Amelio devastata, ho pensato proprio basta, ho pensato bisogna fare qualcosa. Io ero stata a queste manifestazioni di fare fronte, ricordo che avevano le manette, no, contro i politici di allora. Era stato anche il periodo di Arrendetevi siete circondati, cioè della manifestazione in fronte alla gioventù, intorno al Parlamento, tutti per mano. Quindi io ho detto, va bene, sai che c'è adesso? Cerco il Movimento Sociale Italiano. Apro le pagine già, chiamo, Movimento Sociale Italiano, salve, mi vorrei iscrivere al fronte della gioventù, vorrei sapere qual è la sezione più vicina a casa mia. E sa dov'era? Dove? Dietro l'angolo. E allora io prendo e scendo e vado a bussare. Siamo entrati insieme qui a Garbatella, in questa sezione, e iniziamo questo percorso insieme spontaneamente, insomma, era subito dopo Tangentopoli, avevamo un po' voglia di cambiare le cose, cominciammo a informarci, eravamo veramente molto giovani e così decidemmo questa cosa. Lei entrò per prima qui a Garbatella, tutti maschi ovviamente, però insomma un ambiente di persone capaci, brave, insomma. Lo mi ricorda? Apre un ragazzo, e sottolineo ragazzo, soprannominato Marta. E sottolineo Marta, che al tempo tutti avevano un soprannome. Io sono entrata, stavano facendo una riunione, quindi passo in mezzo a questa sala e silenzio glaciale, tutti maschi. E da lì poi, vabbè, mi hanno presentato l'allora responsabile del punto della sezione della Garbatella, Andrea De Priamo, oggi nostro capogruppo. Però, lui ancora c'è. Al Comune di Roma, è il nostro capogruppo ettopeo, con un chiodo, spilla dei Ramones, capelli lunghi, barbona. Dico, questi sono quelli di destra, vabbè, se lo dite voi. Probabilmente non credo che esista un caso Lazio, probabilmente esiste un caso della provincia di Roma, nel senso che, per esempio, a Roma il problema rimane poi quello delle periferie, cioè delle scuole. Qual è il suo soprannome? Mi ha detto prima che tutti... Calimera, testa grande, occhi grandi, corpo piccolo. È un po' così. Poi la voce, la sua, è un po' più così. Ma insomma, Calimero, come ti è potuto venire in mente? Io non ho mai fatto una corsa d'ostacoli. Però mi ci hanno chiamato poco. Il mio è stato un soprannome che non è stato molto utilizzato. Invece altri, proprio io, ci ho messo anni a capire come si chiamassero. Ci fu una telefonata fantastica di quando questo ragazzo telefona a casa di un altro che chiamavamo Nocciolino. E arriva il padre di questo nocciolino, però si chiama Francesco, e gli dice ha squillato il telefono, c'è uno, e sottolineo uno, che si chiama Marta, che cerca un tale nocciolino. Ne sai qualcosa? Sono nomi, il codice. Bene, fantastici. E così, è iniziata così. C'è anche un altro oggetto che cui lei ne ha tanti, ne ha a casa, ne ha in ufficio. Ecco qua. È quello che dicevo prima. Allora sì, io colleziono statuette di angeli dai primi anni 90. Quanti ne avrà secondo lei fra casa, uffici, vari? 600, 700. 600. E è chiaramente anche un fatto di, adesso non c'è un rapporto particolare con il mio angelo custode. E penso che se sei in grado di ascoltare... Percepisce? Gli angeli, percepisce. Gli angeli ti sanno aiutare quando serve. Non è una cosa new age. Cioè no, certo. No, cioè una questione di un fatto di fede. E allora, e poi mi piacciono. L'angelo credo sia l'unica figura ricorrente in tutte le religioni monoteiste, praticamente una figura come quella dell'angelo, quindi... No. E il suo compagno che ha la casa invasa di angeli? Anche lui, sì. Che cosa dice? Le piace? Anche la sua, a Milano, ormai. Questi angeli attaccati a tutte le maniglie, tutte le porte. Gli ha attaccato questa ogni passione. L'altro giorno ho trovato il gatto che giocava con uno che avevo di pezza e c'era il gatto che ci giocava. Ginevra è la sua bambina. È quanti mia figlia, anni sì. Ha? Quasi quattro. Quasi quattro. Ginevra sempre per la saga Ginevra e Lancillotto? O l'ha ispirata Ginevra e Lancillotto? Beh, sicuramente, insomma, anche quello c'entra. Però in realtà Ginevra è stata una sintesi, nel senso che il nome che avevo scelto io non piaceva a Andrea, il nome che voleva Andrea non piaceva a me, alla fine su Ginevra ci siamo trovati. E poi Ginevra è come mia madre voleva chiamare me.
Da te che io mi chiamo Giorgia Ginevra Giovanna. Sempre con la G. Sempre con la G. Giovanna perché era il nome di mio nonno, Giovanni. Ginevra perché a mia madre fu impedito da mia nonna, perché nel palazzo di mia nonna all'ultimo piano c'era una signora un po' così, che si chiamava la Sora Ginevra, che era un po' folle, sa queste cose che poi tu conosci, la, no, il matto sì, del paese che impresso. Si chiama così, e quindi mia nonna si è impuntata contro questo Ginevra, che invece è un nome che a me piaceva più di Giorgia, devo essere sincera. E allora poi, anche in omaggio a mia madre, ho chiamato mia figlia Ginevra. Giorgia, che mamma è? Una madre ansiosa ma non apprensiva. Mm. Mia figlia è veramente una bambina abituata a stare con chiunque. Quindi io non ce l'ho sempre sotto controllo. Non potrei essere apprensiva, si fida, perché però, sarei finita. Di lasciarla. Mi fido, mi devo fidare. Poi non c'è giorno che io non vada a dormire senza pensare a tutte le cose tragiche che le potrebbero accadere, senza ringraziare il nostro Signore perché va tutto bene. L'Italia è una nazione nella quale non si fanno più figli. E avrei preferito godermi in maniera diversa i mesi della gravidanza, e quindi ho detto che sarei stata disponibile a candidarmi unicamente come estrema razza. Cos'è oggi la spaventa? Cos'è che rappresenta, come ha detto prima, il nichilismo, i sogni, no? Quando uno smette di credere. L'idea che l'identità sia un nemico, l'idea che tutti dobbiamo essere uguali e che l'essere identici sia un valore invece che un disvalore, io lo considero un disvalore, secondo me, no? Il famoso io sono Giorgia, che è diventato tormentone. Un tormentone, in realtà era un ragionamento, diciamo, un po' più complesso, no? Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana, Giorgia! Qualcuno me li mandava e io dico, no, il più bello è questo. Mi ci diverto, non è una cosa, penso che, cioè, nell'epoca dei social media, se te la prendi, sei finito. Vogliono che siamo genitore 1, genitore 2, genitore 1, genitore 2, 1, 2, 1, 2. E ci sono tantissimi ragazzi, ma giovanissimi, che vengono, mi chiedono la foto, ecco, come se, no, con questo genitore che vedi che lui non ti può vedere. Può fare una foto con mio figlio. Questi che vorrebbero spararsi per questa ragione. Però sì, tra i giovanissimi, sicuramente aiutato da Matti a far passare un messaggio. Però è curioso effettivamente che di tutte le cose che tu hai fatto nella tua vita, no? Le proposte, le leggi, poi alla fine dici così una cosa in un comizio e diventa famosissima, però ci sta, insomma. Anche su questo intervento che avevo fatto a Conte, che effettivamente me ne sono un po'... Era un po', diciamo, appassionata. Un tantino è dirata, sono un po' presa. Appassionata. Avevo una curiosa molletta che avevo messo malissimo. Cosa brutta, oggettivamente, anche quando l'ho rivisto. E hanno fatto dei meme. C'era uno con le bambine di Shining, sì, con la faccia mia, che sono morta. E non rida, perché non c'è niente da ridere. La nostra responsabilità ci impedisce di essere conniventi, perché quella della quale lei, state occupando... Lei, appunto, a questa immagine di donna forte, di donna comunque sempre anche integerrima, la sua emotività è difficile a volte da far venire fuori, o la trattiene lei, perché sì, magari... Sì, io sono una persona che tende a concedere poco alle... io vorrei concedere ancora meno all'emotività. Sono una persona che se si infervora si vede, invece mi piacerebbe mantenere sempre l'aplomb, no? Questa serietà istituzionale. Ecco, io questo non sono in grado di farlo. Poi sulla parte, diciamo, della commozione, lì tento proprio di... No, ti prego, non lo fare. Però con la maternità è diventato si molto più difficile. Si è morbidita. Beh sì, mi sono un po'... Sì. Sono chiaramente qui anche da donna. Se Dio vorrà, tra l'altro, al prossimo Family Day ci verrò da mamma, già che ho appena scoperto di aspettare un bambino, quindi... Arrivati a questo. 20 faces to look out for in 2020. 20 figure che diciamo, che possono... Cambiare il mondo. Sì. Diciamo, plasmare il mondo nel 2020. Questo sì, me l'hanno inserito in questo articolo di The Times. È un articolo del Times uscito alla fine dell'anno scorso e mi inseriva tra le 20 persone da attenzionare nel 2020, da controllare, da tenere d'occhio. Ecco, credo che il senso fosse più o meno questo. E chiaramente in Italia, insomma, grande wow, la Meloni, The Times, perché noi siamo un po' così, Se arriva un inglese, un americano, un francese, ti fanno pat pat sulla spalla e dicono brava la Meloni, io ti fermi, brava la Meloni. È una cosa che mi ha sempre fatto uscire pazza,
perché noi non abbiamo lezioni da prendere. Sono più orgogliosa se me lo dicono gli italiani. Vogliamo prendere l'ultimo oggetto significativo per lei? Vediamo. Questo che cos'è? Un copione televisivo? Quello è il copione di una trasmissione televisiva, quindi lo sapete meglio voi di me. Sì, è un copione. E riguarda... mano e lui da qua ci manca solo che andiamo in video con sta buccia di banana e dico sei tanto carino ma rilassati che iena e è finita lì e poi l'ho rincontrato dopo un anno credo e invece lì curiosamente lui attaccò bottone e vabbè ma da cosa nasce cosa ho trovato un modo di reperire il numero di telefono l'ha trovato lui o lei? Lei aspetta questi Almeno quando le ha dato l'anello, lì l'avrà fatto un gesto plateale. Lui? Sì. No, non era troppo plateale, però è stato molto che cosa romantico. Ha fatto? Non lo vuoi raccontare. No, vabbè, eravamo in casa, ma non me lo aspettavo. Ho fatto una di queste cose che appunto tu non te ne accorgi e ti ritrovi l'anello. Che succede? I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was. You was good on the love for a fairy fuck. Adesso tutti rideranno, ma io sono estremamente femminile. Sono una persona che adora comportarsi da donna e quindi non sto lì, no, dentro casa. Tu! No, assolutamente. Anzi, i pantaloni li porta Andrea. Sì, secondo me sì. Sono una persona che ama coccolare e essere coccolata, cioè anche, come posso dire, indifesa. In alcune dimensioni, cioè nella mia dimensione privata, proprio perché sono costretta a dissimulare le mie insicurezze. Io sono una persona che, come tutte, ha le sue insicurezze, le sue paure. Poi sono una persona che ha sempre reagito alla paura. Cioè io la paura la impatto. Quando ho paura di qualcosa è la volta che la faccio. Quando ero piccola sono affogata, è proprio affogata. Come affogata? Sì, tecnicamente sono affogata. In mare? Sì, sì, in mare. Sono affogata. Sono stata recuperata da un signore, da un passante. E per reazione ho fatto agonismo di nuoto, il sub. Vedi, cioè, sempre però... Perché il modo peggiore di morire per me è affogare. E quindi per questo poi ho combattuto e sono diventato molto acquatica per combattere. Sono fatta così. Cioè, però di paure ce ne ho tantissime. E sono felice se c'è nella mia dimensione privata qualcuno a cui posso farle vedere. E con lui riesce ad avere questo tipo di rapporto. Sì, Andrea è molto comprensivo. È un uomo atipico da questo punto di vista, perché Andrea non la soffre questa cosa, è un grande tifoso. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand. Invece io, diciamo, le altre relazioni che ho avuto nella mia vita mi sono resa conto che a un certo punto comunque in qualche modo te la facevano pagare. Questa cosa loro non la riuscivano a metabolizzare, era come se togliesse loro qualcosa. Magari anche a livello inconscio, forse non lo sì, facevano ma non volutamente. Volutamente, però rimane... era proprio, è difficile. Invece Andrea questo non ce l'ha. È di destra, Andrea, parlate di politica. Di destra è un parolone. Secondo me quando ci siamo conosciuti... Non troppo. Lui votava... Dall'altra parte. Adesso. Su alcune cose proprio non andiamo d'accordo, su alcune tematiche. Tipo? Beh, tutti i temi etici, queste materie qui, lui è molto più... Io sono liberal, abbastanza... Molto sì, più. Lui è proprio super liberal, io invece, come si sa, no. Però per me se credi in qualcosa e ci credi, io ti porto rispetto. Non pretendo che tu la veda come me. E io e Andrea discutiamo spesso, ma in maniera molto serena, dei nostri punti di vista. Poi... Quella è una cosa che proprio la fa arrabbiare di Andrea. Che mi lascia le scarpe ovunque. Una cosa che mi manda i matti. Quante scarpe c'hai? No,
non so se ne abbia più di me, ma sicuramente sembrano milioni, perché tu dove ti giri trovi una scarpa dentro casa. Dico, perché queste scarpe non le puoi mettere a posto? Io sono Capricorno. Lei è precisa, metodica. Taglioni in cataloga. Ordine di grigio. Quindi sono una persona anche lì non facilissima da gestire. Però ci si può venire incontro. Ci si può venire incontro. Perfetto. A proposito di scarpe, le piacciono i tacchi? Da matti, però li odio. Allora, la differenza tra quando porti i tacchi e quando porti, diciamo, le sneaker è 2 ore in un giorno. Cioè, ma puoi mettere la velocità con cui cammini per arrivare da una parte all'altra con le scarpe basse? Una gioia infinita. Solo che io, che sono 1,57 m, senza tacchi... Beh, con un bel tacco 10, 1,67 m, già, è un'altra cosa. Esatto, c'è la russa che mi dice, non ci devi andare in giro senza tacchi, ti ho detto. E io gli dico, mettiteli tu un giorno i tacchi, poi mi dici, sui San Pietrini però. Me le compro e metto lì e le guardo. Come gli angeli, facevo esatto, anche le collezioni no, di scarpe. No, la collezione di scarpe non ce l'ho, però mi piacciono molto, sono... Madonna, le scarpe sono un must per noi donne. Condivido. Lei è una personalità quantomeno originale, l'unica giovane donna leader di un partito in Italia, e un partito di destra. Prima di lei forse sarebbe stato inimmaginabile, no? Beh, inimmaginabile forse no, prima di me non è successo. Per buona parte della mia vita ho ritenuto che non esistesse poi questa differenza nella valutazione di una persona sulla base del sesso. C'è ancora una resistenza ed è abbastanza forte, si vede nelle piccole o nelle grandi cose, no? Anche questo fatto di considerare sempre che, a differenza degli altri segretari di partito, il mio debba essere sempre un ruolo da spalla, no? Cioè, o stai con uno o stai con l'altro, o sei la cheerleader di uno o sei la cheerleader dell'altro, come se la tua identità avesse sempre qualcosa di meno rispetto a quella che hanno gli altri. A proposito di dimostrare di più, lei in una recente intervista ha citato il primo sindaco donna di Ottawa, no? Charlotte Whitton. E che cosa diceva a proposito del dover dimostrare di più? Che una donna deve fare ogni cosa 2 volte meglio di un uomo per essere considerata brava alla metà, ma che per fortuna non è difficile. Però anche che c'è un vantaggio in questo. Quando vieni sottovalutato, questo è anche un vantaggio. Perché da te più di tanto non si aspettano, vuol e dire che puoi sempre stupire. Poi c'è una sorpresa. Eh sì. Però vede, per le donne quando hanno carattere... si dice che è un caratteraccio, negli uomini si dice personalità. Ha notato questa sì, cosa? Sì, anche questo è vero. Beh, no, di noi si dice anche di più, insomma, sì, no? Ogni esatto. Tanto c'è sempre quello che ti guarda e dice, ma sei nel tuo periodo, no? Sì, un classico. Certo. Io sicuramente un caratteraccio ce l'ho, a me se qualcuno non è simpatico si vede, guardi, non c'è verso di fare finta che... La leadership per me non è una cosa naturale. Tu fai questo, tu fai quello. No, cioè io mi considero un soldato, non mi considero un generale. Se una cosa la faccio, la devo fare al massimo delle mie possibilità e la devo fare meglio di tutti gli altri. Non perché mi gratifichi quando poi mi diranno che l'ho fatta meglio degli altri, ma perché ci rimango molto male se non l'ho fatta meglio degli altri. Non so se riesco a spiegarmi. Okay, cioè non sono benissimo. Felice di essere la prima. Per me la normalità è dare il massimo. Per cui quando do il massimo sono serena, se sto un po' sotto la media invece mi viene l'ansia. Si rigidisce. Mi viene l'ansia, una matta. A lei piace molto la palestra come anche come metafora, no? Prima mi diceva che stamattina si è allenata, lei si allena, no? Io mi alleno, sono una grande sportiva, anche se non si dire... La palestra un po' come... una persona come che metà. Ha combattuto tutta la vita con la linea e quindi sì, poi lo sport t'aiuta... Io ha corro. Combattuto con la linea, è golosa lei? No, perché? Ma quando mai? Davvero? Sai, io sono tremendamente golosa e ho un metabolismo degno di un bradipo morto. I dolci le piacciono? Mi piace tutto, i dolci, i salati, sono una appassionata di vino anche, ah, per sì? Cui, no, non alcolizzata, ma insomma no. Il vino, cioè, il vino perché il vino purtroppo per la linea non va bene.
E quindi mi alleno per compensare, anche perché mi aiuta a concentrarmi. Alcune delle mie idee migliori vengono durante la corsa. Corri, corre sul tapis run. No, corro tendo a correre fuori, preferisco. Però ti metti lì, e la tua auretta alla fine pensi ed elabori. Quindi ti scarica ed aiuta molto l'allenamento. Però la palestra anche come metafora, lei è la donna dei primati. Ad oggi ancora il ministro più giovane, sì. No? Pensa di lavorare in tandem con qualche ministero in particolare? Penso di lavorare in un gioco di squadra con tutti i ministri, perché insomma intanto... È stata comunque segretario molto giovane del movimento giovanile, prima consigliera provinciale. Alla consigliera provinciale anni. Forse sono stata tra i più giovani in assoluto, più se non la più giovane. Giovane in Italia, anni. Credo, perché 21 anni, quindi è un po' la donna dei primati. Beh, no? Ma io ho anche cominciato molto presto. Io ho cominciato molto presto, forse sono stata anche la persona giusta al momento giusto, perché poi. Quanto nella vita c'è anche questo. Quanto poi la fortuna. Tantissimo, la vita. Che poi secondo me non so quanto possa essere fortuna e quanto no, poi la fortuna deve incontrare il talento, Meloni, l'opportunità deve incontrare il talento. Secondo me se tu nella vita fai bene le cose, non le fai con cattiveria, le fai credendoci, le fai insomma mettendoci tutto quello che hai, secondo me non è fortuna. Secondo me arriva il giorno in cui ti si dà una mano, ecco, mettiamola così. Grazie, Presidente Meloni, grazie a voi, davvero. Grazie a voi.